Hola. Ciao Paola, benvenuta. Buonasera, buonasera, grazie. Sapete che sono emozionata oggi? Brava Paola! Sono emozionata. Perché tutti quelli che stanno qua dietro non se ne vanno qua davanti? Eh? Vai, ma andatevene qua davanti, così almeno vi vedo, vi guardo in faccia. Guardarsi in faccia, che pensate che sia una cosa normale, vero? Invece no, è una cosa che appartiene a pochi ormai, la possibilità di andare in giro e guardare in faccia le persone, guardarle negli occhi e dire come stanno veramente le cose. Noi siamo abituati alle campagne elettorali, tutte proiettate al futuro, dove viene gente che vi dice che faremo, risolveremo, cambieremo. Noi vi veniamo a dire quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un anno di lotta, un anno di guerre, e ci prepariamo a farne un'altra di guerra, una guerra importantissima. Io so di non essere tra le più morigerate, tra quelle più calme, tra quelle più... però è impossibile. È impossibile, signori. Cioè è diventata veramente una cosa non descrivibile. Se voi pensate che io sono stata l'altro giorno in commissione perché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi, quella che regolamentava l'uso delle droghe leggeri, che le equiparava alle droghe pesanti, e tu dici ok, è incostituzionale, ci rimettiamo mano, vai in commissione e trovi come relatore di una legge che è stata dichiarata incostituzionale Giovanardi. E allora io lì mi alzo e gli dico: scusate, onde evitare che qualcuno pensi che l'uso di droghe veramente pesanti si fa all'interno del Parlamento, me levate da torno Giovanardi come relatore, perché non è accettabile. E invece il presidente della commissione Nitto Palma mi ha detto: no, guardi, io sono ben felice che ci sia Giovanardi come relatore. Io ho detto: guardi, non c'avevo dubbi che lei era ben felice. Ho detto: tanto ormai vi conosciamo, siete così. Il mio odio vero e profondo verso Giovanardi ve lo racconto, perché ormai è diventata una barzelletta là dentro. Non si poteva incrociare dentro i corridoi. Un giorno si è alzato in aula e io ho cominciato ad insultarlo. Lui mi guarda e mi fa: senatrice, non ho ancora parlato. C'aveva ragione, non aveva parlato. Io sono rimasto un attimo così, poi mi sono guardato e ho detto: Giovanna, l'altro qualche cazzata la dici, quindi noi siamo oltre, io mi anticipo, ti insulto prima. E il mio fastidio fisico nell'avere quella persona all'interno delle istituzioni che dovrebbe rappresentarci nasce da un emendamento presentato dal... e queste cose è bene che voi le sappiate, è bene che vengano fuori, perché dobbiamo renderci conto a chi abbiamo dato l'opportunità e la possibilità di governarci, perché comunque un filo di responsabilità ce l'abbiamo tutti quanti. E io questo municipio lo conosco bene. Io mi sono candidata al 10° quando ci sono state le amministrative, e me lo ricordo il PD, me lo ricordo bene come diceva faremo e diremo. E insomma, Giovanardi, sul provvedimento che riguardava la non discriminazione degli orientamenti sessuali, laddove non bisogna discriminare ovviamente persone che omosessuali, transessuali, lesbiche, mi fa un emendamento e mi scrive: non bisogna discriminare i pedofili. Cioè, vi giuro, ho chiuso il provvedimento, ho detto: ho letto male io, stavolta ho sbagliato io. Riapro, rileggo, perché mi alzo e glielo dico, io dico: scusi, la pedofilia è un reato, non è un orientamento sessuale, e io non è che non lo voglio discriminare un pedofilo, io voglio avere il pieno diritto di fargli una faccia così. Ma che ma come si fa? Signori, ma come si fa a mettere in mano un paese a queste persone? Ed è tutto così. Perché noi, dice bene Travaglio, abbiamo la memoria del pesce rosso e dimentichiamo quello che succede. E in un anno là dentro noi abbiamo visto esclusivamente la casta che si protegge. E più si rendono conto che il Movimento 5 Stelle, i cittadini, tentano con tutte le forze di riappropriarsi della propria dignità, della propria democrazia, della propria libertà, più si
si chiudono in se stessi e allora cominciano le riforme e allora cominciano i regali alle banche e allora viene stracciata la Costituzione, viene stracciata, fanno una legge elettorale fatta insieme tra Berlusconi e Renzi. Allora io non c'è, a me di Berlusconi non me ne frega niente, a me mo perché ho fatto quel discorso tutti capito, ah, è il passato, io non ci voglio più pensare, se fossimo un paese normale, dopo che l'avevano condannato, non ci sarebbe stato bisogno di un voto, di un discorso, di buttarlo fuori, un paese normale, normale, qui del normale non c'è più niente, io me lo rivedo a porta, Presidente, ma presidente de che? Sei un condannato! Sei uno che devi stare in galera, no? No? Noi gli dammo 4 ore! Non sono bastardi! Cioè, quello si deve scontare la pena! Io famo pagare malattia di Alzheimer! Cioè, ma che vuol dire? Ma perché? Ma se io ero un parente di uno di quei malati, ma mi sarei incazzata! Ma scusa! Oltre sì pure sì, signore! Quello deve andare a fare 4 ore! Ma allora. Perché poi succedono le cose come quelle allo stadio? Perché poi esistono personaggi come Jenny La Carogna? Ma è uno come tanti, è un delinquente. Un paese normale sarebbero andati lì 2 carabinieri, l'avrebbero preso, l'avrebbero portato dove di dovere e avremmo giocato una partita di calcio. Una partita di calcio. S'ammazziamo fuori dagli stadi. Uno si mette sulla staccionata e decide se va giocato o no. In tribuna c'è il presidente del consiglio che sta lì, sta zitto, aspetta che finiscono le cose e poi si guarda la partita. Ma tutto questo perché succede? Succede perché se il presidente della Repubblica Napolitano chiama e parla con un condannato, è normale che poi un qualunque delinquente si sente in diritto di dire la sua. Sono le persone oneste che non possono più parlare, perché se tu onesto parli rompi coglioni, a noi ci trattano come dei rompi coglioni, a me ogni volta che mi dicono ma non siete mai d'accordo, e vaffanculo, non ne fai una buona, ma posso essere d'accordo? Una l'avevano fatta, il 416 ter, avevamo aumentato le pene e festeggiavamo noi da serie, cioè noi festeggiamo perché ci approvano un emendamento e quando ce l'approvano non si rendono conto che l'hanno fatto, l'emendamento quello che è la compensazione tra i crediti e i debiti che una persona vanta nei confronti dello Stato è una cosa che santo Dio, mio figlio ha 11 anni e io gli dico mamma ti aveva dato 5 euro però ti ho comprato il regalo che ne costa 7, a prossima paghetta te ne do 3. Mi fio ci arriva. Cazzo, noi siamo un paese dove tu Stato mi devi dare 1 milione di euro, io te devo dare 500.000 euro di tasse, tu a me non me paghi, però le tasse da me le vuoi, sui soldi che tu non mi hai dato. E se non me le dai, io vengo, ti pignoro, ti faccio chiudere. E per queste cose la gente si è ammazzata. Un emendamento abbiamo fatto, dove abbiamo detto, santo Dio. Però il discorso è, e questa è la cosa che un po' ci spaventa, è che io non posso andare dalle famiglie che hanno visto i propri mariti, i propri padri, suicidarsi. Perché là dentro non c'era il Movimento 5 Stelle che presentava un emendamento, non ha senso, perché sono comunque dei politici, se avessero un briciolo di buonsenso e di dignità dovevano farlo, non c'era nessun motivo per cui non l'abbiano fatto ancora, non l'abbiano fatto prima che entravamo noi. E questo vale su tutto, non c'è nessun motivo quando noi gli diciamo ma perché l'emergenza abitativa, non ci stanno più le case, la gente non può più fare niente, tu vendi il tuo patrimonio a persone che possono acquistare, no, tu chi può acquistare si va a comprare casa, nelle case ci metti le persone che non se la possono permettere, signori non ci vuole tanto a capirle queste cose, non ci vuole tanto, e ti rispondono di no, ti rispondono di no, perché i palazzinari hanno costruito, loro se devono vendere quelle case e devono permettere agli altri palazzinari di continuare a costruire, cioè Martelli ha fatto un intervento al Senato ricordando quello che dicono i nativi d'America, quando avremo tagliato l'ultimo albero, quando avremo
pescato l'ultimo pesce e noi aggiungiamo quando avremo cementificato l'ultimo metro quadro, signori, ma cosa ci mangiamo? Questo è il destino del nostro paese, questa è l'idea che la politica ha di come vuole governarci. E allora siamo arrivati a una data importante dove sì, sembra, io lo dico, è un grido di guerra, anche perché io là dentro, senza un popolo che vuole che le cose cambino, non ci sto, non c'ha senso. Io sono lì come un portavoce. Se le persone gli sta bene il PD, se le persone gli sta bene il PDL, oh, e se teniamo stesse persone. La cosa che mi sta un po' sulle balle è che però a causa di chi ancora vota PD o vota Forza Italia o vota NCD o vota Scelta Civica, sono tutti uguali, SEL, l'ultima delle progressie della sinistra, l'ultimo schifo della sinistra, una sinistra che fa un job act, il precariato assoluto, ci siamo incatenati là dentro. Ma più di questo noi che cosa possiamo fare? E allora io voglio sapere se in questo paese, quando mi giro accanto c'ho, no, tu sei bello, bello casa. Ecco, se quando mi giro accanto c'ho uno, c'ho un Di Battista, c'ho una persona che alza il culo da casa e viene a sentire, no, non è una campagna elettorale, io non vengo qui a chiedere il voto, io vengo qui a dire quello che vivo, come stanno le cose. Non mi sono trasferita al centro, abito a Via dei Colombi, sto qua, vado a fare la spesa al supermercato, c'ho un paio di jeans, a me non mi interessa quel mondo, non mi piace. Ma la dignità, ma se a me mi davano, me voglio allargare, 1.400 euro al mese, in un lavoro dove il venerdì stacchi, te ne vai a casa e stai in pace. E puoi pensare a tuo figlio e puoi progettarti la pizza e te puoi pure mettere da parte 100 euro al mese, così a fine anno con 1.000 euro te vai a fare la vacanza. Signori, sarò banale, ma a me mi andava bene. Che te devo dire? Io non ce l'ho ambizioni di andare a fare il senatore, me ce l'ho trovata per caso, anzi me ci avete messo voi, grazie, molto gentili. C'è un conto in sospeso. Ma no, il bello è che funziona così. Questo è prestare la propria vita a un'idea. A un sogno importante, e io spero che fra 5 anni, quando sarà, io sia lì seduta e di qua ci sia uno qualunque di voi che vada là dentro e continui a portare avanti un cambiamento. La politica non può essere più la politica delle finanze, come hanno detto i ragazzi, non esiste tutto questo. Ce l'hanno fatto credere che sia così. In realtà la vita è la vita di tutti i giorni, il lavoro, la dignità esiste se cambiano il modo di pensare. Non si può più pensare che noi continuiamo a campare in questa maniera. Se tu rilanci quella che è ad esempio un progetto di energia differente, la differenziata, cazzo, lo fai lavoro. Ma se tu continui a fare gli inceneritori perché gli unici che devono mangiare sono Ceroni, Non cambia niente, anzi ti ammali di più. L'abbiamo visto, che ci stanno avvelenando. Siamo tutti malati, le allergie sono aumentate a dismisura. Non c'è sta uno che non ha problemi alla tiroide. Ma ci arriviamo che c'è qualcosa che non va? Ci arriviamo o no? E allora il 25 maggio, e ve lo chiedo con il cuore, ve lo chiedo proprio con il cuore, il 25 maggio c'è un voto. C'è un voto che è lo specchio di questo paese, perché non è l'Italicum, lo schifo che si sono inventati quei due pagliacci al Nazareno, che comunque non esiste più, perché quando hanno capito che il secondo partito non era Forza Italia, quando si sono resi conto che il primo partito non è il PD, il primo partito è il Movimento 5 Stelle, quando se ne sono resi conto, col cazzo che fanno l'Italicum, aspetta e spera come fanno, casomai andiamo al ballottaggio, se... Mo ci mandano al ballottaggio, ora ci mandano a governare, se le stanno inventando tutte. Stavo là dentro, commissione affari costituzionali, è proprio una cosa, non la posso fare, ce ne stanno parecchi, cioè voi pensate che sia semplice, ma tu entri là dentro e il terzo buongiorno, cioè, dovresti dire tra Gasparri, che te compare, a Finocchiaro che esce dall'ascensore, qualcun altro che sta gira lì e poi te spunta Scilipoti. Signori, là dentro ci stanno ancora Scilipoti e Razzi. Cioè Razzi non sa parlare, non conosce l'italiano, fa il senatore di questa cazzo di Repubblica, se ancora la vogliamo chiamare così. Non ci sto,
non va bene. Poi Gasparri dice che, ah, Gasparri mi ha detto che io sono il nulla, perché gli ho chiesto se cortesemente, visto che si era azzottato 600.000 euro dei fondi del partito per fare l'assicurazione alla moglie Fia, almeno non fosse più vicepresidente, non te dico non senatore, perché per buttare fuori in senatore abbiamo visto quello che ha dovuto fare Berlusconi, ci manca solo che, vabbè, che poi sono sotto campagna elettorale, sta morigerata. Quindi non è che lo buttano fuori, ma quantomeno non puoi essere presidente, vicepresidente del Senato. E lui mi ha detto che uno dei buoni motivi per eliminare il Senato è perché là dentro c'erano persone come me, ah no, come loro, come me. E va bene. Poi mi dice pure, perché tu sei il nulla e nel nulla tornerai. E a me va benissimo. No, signori, è questa la percezione che hanno di noi. Noi siamo il nulla. Noi non contiamo niente. Lì 9 milioni di persone. Io queste cose ve le racconto perché era questo che mi sentivo. Io mi sentivo il nulla prima di entrare là dentro. Perché non c'hai la possibilità di combatterli. Come li combatti? Che fai? No, con Gasparri bisogna lavorare di fino. Io ho detto, io sarò anche il nulla e nel nulla torno, perché lì voglio stare e per me non c'è problema. Però se mettiamo le preferenze, sicuramente so dove non sarei tu, non sarei più qua dentro. Ma a me dove sta Gasparri non me ne frega niente. E io nel mio nulla, nella mia borgata dimenticata, io ci sto tanto bene. A me non mi interessa stare là dentro. L'importante è che non ci stanno più loro. Questa è la nostra missione. Una volta, ma che prendi tempo? C'è Di Battista qui che ha visto che mi sono erdibba. Ma vi rendete conto? Abbiamo smontato una democrazia con due ragazzini. Di Maio c'ha 27 anni, questo c'ha 35 anni. Ma che, quindi il discorso è, o sono dei geni e so bravi, però no. La verità è che quegli altri sono veramente poca cosa, la mediocrità assoluta. Questi sono stati capaci di mettere all'interno del Parlamento, all'interno della pubblica amministrazione, i più grandi manager, i dirigenti, gente mediocre che non doveva fare il proprio lavoro, doveva coprire e finanziare i propri interessi. E chi è mediocre si contorna di gente ancora più mediocre, perché sennò fai brutta figura. E allora noi siamo comandati e governati da gente che non capisce un cazzo, mentre i nostri ragazzi, quelli laureati, quelli bravi veramente, se ne vanno all'estero, la Silicon Valley ha della gente italiana con palle così che sta lì a lavorare. A me quando vengono i ragazzi da Parigi, italiani, che mi dicono, io sono andato via 2 anni fa, adesso lavoro nell'università, lavoro, e qui non c'è possibilità. E qui se non conosci Tizio, Caio e Sempronio, perché la mafia è un po'... Siamo un po' pure noi, perché ci ha fatto comodo, conosce Tizio, Caio e Sempronio, che ci metteva a lavorare il Fio, che ci aiutava a trovare la casa, che ci faceva un attimino fa la cresta su qualcosa che non ci andava di pagare. Non funziona così, bisogna semplicemente mettere là dentro persone oneste, perché quello che ci stanno facendo non va bene, ma non va bene neanche che noi ci siamo appecoronati a una situazione che invece dobbiamo combattere, e la dobbiamo combattere perché ci crediamo. Basta l'onestà, santo è Dio, solo una cosa, essere persone oneste. È normale in un paese dei delinquenti essere oneste, è difficile. Io vi dico l'ultima battuta e poi lascio la parola al Dibba. C'è un ragazzo che mi ha scritto e mi ha detto, sai, ho fatto una prova, sono andato in giro per vedere che votava la gente, e quando me lo chiedevano a me gli dicevo, ah no, io voto per gli onesti. E c'era qualcuno che mi rispondeva, ah vai pure tu, Movimento 5 Stelle. E c'era qualcuno che mi rispondeva, ah vabbè, ma Grillo però strilla. Mi ha detto, però la cosa che mi ha sorpreso è che quando dicevo che votavo per gli onesti, tutti quanti sapevano che votavo per Movimento 5 Stelle. E questo ci dovrebbe far riflettere. Allora io il 27 voglio entrare là dentro, voglio guardare il finto presidente del consiglio autoeletto, autoproclamato, e quando Beppe lo chiama Ebetino è molto gentile, è molto gentile,
e gli voglio dire che non rappresenta più nessuno e questa cosa me la dovete concedere voi. Il 25 possiamo fare il botto, possiamo veramente dimostrare che questa è un'Italia differente. Io ci ho creduto, ci credo da anni ormai, e più vado in giro, più parlo con le persone, più sono convinta che è un sogno che si può realizzare. Spero di non avervi deluso, non deludetemi neanche voi. Grazie, grazie mille. Chi c'è? Oh, grazie Paola, grazie. Fantastica Paola, come sempre, sanguigna, vera.